Io lavoro con le installazioni. Sono scultore, sì, ma non è così fondamentale come definizione. Ma la cosa che più mi interessa è creare appunto l'interazione tra queste sculture. Quindi che ognuna di questi pezzi, quindi un complesso totale, sia poi una parola che vada a formare poi alla fine un racconto più ampio. Quindi diciamo che non sono proprio così concentrato sul singolo lavoro, ma più che altro ogni singolo lavoro è una conseguenza di un pensiero più grande. Diciamo che la mia grammatica singola si risolve da un pensiero più complesso che poi identifica ogni centro di gravità, quindi ogni bassorilievo o scultura come forma autonoma di un racconto che può essere sia disgregato nello spazio che aggregato in un'unica opera. Ti parlo di un esperimento che sto facendo negli ultimi giorni. Cioè, mi sto cercando intanto di fermarmi senza troppo pensarci come, quando. Quando mi viene in mente mi fermo e mi segno, diciamo, come a livello di insieme i cinque materiali che sono più presenti nell'ambiente in cui mi trovo. E questo, diciamo, mi aiuta un attimo a liberarmi un attimo, anche dal punto di vista scientifico, di fare una ricerca di quali sono i materiali più presenti nella contemporaneità in cui vivo. La prima cosa che ho notato è che, ad esempio, me ne segno sempre sul cellulare, quindi la componente del materiale telefono c'è sempre. E quindi sarebbe assurdo non integrarlo, ma non è tutto, cioè non è neanche tutto il digitale il mondo, perché poi c'è nella città c'è sempre cemento, ferro e altre cose più comuni e banali, cioè non sono grandi cose, quindi individuo così i materiali, poi comunque cerco sempre di materiali che non abbiano troppa evocatività in sé, quindi cemento, ferro, sono materiali banali, diciamo, senza troppa fantasia sul materiale, in modo da limitare appunto una potenza evocativa dei materiali a priori del mio intervento. È un politico che avevo pensato così modulare, anche perché appunto quando si ha a che fare con cioè alla fine quando si ha a che fare con certi materiali, con qualsiasi materiale pesante, va sempre integrata la parte strutturale a quella estetica. Cioè, ha molto dell'architettura in questa cosa qui, cioè non si può quindi pretendere o immaginare solo a livello di fantasia o di mondo immaginifico che una cosa, cioè, esista per quello che è. Quindi questa soluzione modulare, diciamo, l'ho trovata perché appunto c'era un problema di pesi e di logistica nell'appenderli o nel gestirli a livello proprio logistico. E alla fine ho trovato una soluzione modulare che mi soddisfa molto anche perché l'ho accentuata, quindi li tengo separati perché mi piace questa cosa che il modulo si riconosca. È una cosa estremamente architettonica alla fine, cioè, un pochino lo stesso per il modulo, abbiamo partito appunto anche da Alvar Aalto, ma da tutta una ricerca che avevo fatto a Helsinki quando è stato in residenza. E lì è molto presente questa cosa del modulo, quindi di pensare alla piccola parte, alla cellula dell'opera totale, e quando se la cellula è chiara, con questa cellula comporre tutta la struttura che vai a fare, quindi questo è un metodo d'approccio molto interessante che è più legato al design e all'architettura, ma l'ho fatto mio abbastanza bene, mi convince molto. Penso come tutti, non credo molto nell'ispirazione del momento e non mi fido troppo dell'intuizione, quindi diciamo che succede così, la mia ricerca è sempre quella. All'interno di queste ricerche a volte ho delle intuizioni e l'intuizione va sviluppata. A volte si sviluppa bene, a volte si sviluppa male. A volte si sviluppa che potrebbe andare bene, ma non mi soddisfa come grammatica in quel momento. Vado a intervenire sulla sintassi per riportarlo a un qualcosa che diventa più coerente con quello che ho appena fatto. Sono molto severo su questo. Anche perché devo essere, perché di solito se non lo faccio così sono abbastanza, prendo il via, diciamo, non è, è di, mi faccio fatica a controllare. Quando intraprendo una cosa devo obbligarmi a finirla e a sfinire e esaudire tutte le possibilità che questa ricerca può avere. Quindi è anche un obbligo che mi ci metto. I lavori sono conseguenza di questo rigore, di questa severità che ho dell'approccio, quindi molta poca, limitando al limite, non fidandomi mai della fantasia, dell'intuizione, di nient'altro, ma stando sempre sulla ricerca, sulla coerenza della ricerca. Il mio bagaglio immaginifico, come si va a comporre, si va un po' di tutto, cioè la riflessione può essere la lettura, ma non sono un lettore esagerato, un lettore normale, la musica anche mi piace molto, suono ogni tanto, ma non sono un musicista, lo so quando ero ragazzino, un musicista. Viaggio per lavoro, viaggio, quindi vedo cose, non sono ossessionato per un periodo storico piuttosto che un altro, quindi vedo cose dalla preistoria alla contemporaneità senza grossi problemi e in una di queste cose posso trovare quello che sto cercando. In realtà c'è sempre questa figura un po'
strana dell'artista che va, si guarda attorno sì, ma poi dopo va sempre a rubare quello che stava cercando, no? Quindi anche deformando quello che ha pensato altri artisti, altri esseri umani a proprio piacere. Non so, sto cercando un po' di calmarla questa tendenza, però comunque cioè, fa parte di tutti gli artisti, se parli con qualsiasi artista ti dirà che è così alla fine, che quando ti concentri su una cosa e fai quel tipo di ricerca, poi dopo la trovi in qualsiasi cosa che vai a vedere. Quindi se stai pensando a una cosa, poi vai a vedere dei film e la vedrai su quei film, la vedrai su quelle opere, la vedrai su quei libri, la sentirai sulle musiche ed è abbastanza naturale. Cercare di non farlo invece beh, è molto più complesso. Quello che penso sia non solo come artista, ma anche appunto come essere umano, come uomo, come animale politico, ci sia presente anche nei lavori e nelle storie che scrivo. Quindi credo un'inevitabile responsabilità. Non è la mia poetica, cioè non è il frutto della mia poetica, ma è una responsabilità, soprattutto in certi periodi, da prendersi. Anzi, non sono ben felice di averlo, una responsabilità del genere. Purtroppo se ne dà fin troppo poco agli artisti, però sono ben felice di averlo, una possibilità del genere. Quando si parla di arte si ha sempre a che fare con quei simboli, quindi si gioca sempre con i simboli ed è sempre un demolire e ricreare un orizzonte simbolico. Tutte le informazioni che ci circondano si nutrono di questo orizzonte simbolico. E spesso si sembra che l'arte visiva soprattutto sia particolarmente influente o non vista, ma se si fa caso, diciamo che negli anni, siccome poi dell'arte visiva prendono i pubblicitari, i designer, gli architetti, alla fine ha una grossa influenza anche da un punto di vista macroeconomico, anche da un punto di vista, perché se oggi un artista fa una cosa e poi viene utilizzato per un marketing o per una pubblicità nel futuro, comunque quel simbolo, quell'immagine di quell'artista viene parato nel mondo in maniera anche molto convincente grazie al marketing, alla psicologia di marketing, e quindi la responsabilità c'è poi anche di quei simboli che si sono creati. E lo studio artista, diciamo che all'inizio il primo studio vero che ho avuto dopo l'accademia è stato in Francia, che mi ha dato alla Friche, la Belle de Mai, a Marsiglia. Prima pensavo che ci fosse, anche perché quello che ti insegna in accademia è che devi sempre fare attenzione al posto dove sei, al tuo studio, in qualche modo avere rispetto di queste cose, che ho poi imparato col tempo che è una deformazione più accademica che una realtà effettiva dell'artista, ma dopo ho imparato a concentrarmi e a lavorare dappertutto, quindi ho cambiato un'infinità di studi in Francia e poi quando sono tornato in Italia altrettanti. E dopo un pochino si impara perché a lavorare in qualsiasi posto, anche perché spesso uno si immagina lo studio artista come il tempio silenzioso in cui uno crea, concepisce così, ma la cosa più alta, soprattutto quando sei in residenza così, che c'è gente che passa, gente che viene a vedere, studio visit, e gli studenti che passano a fare una lezione, e gli assistenti che passano e ti chiedono cosa possono fare, quindi diciamo che questa calma non c'è per niente, quindi sono abituato a questa concezione aulica dello studio, poi dopo devi rendersi conto che è tutt'altro lo studio d'artista, soprattutto di uno scultore che è più un luogo in cui la gente passa, fa, sistema, e poi è molto caotico, non c'è il silenzio della pittura, della concezione. Quindi fa tutto rumore, è tutto sporco, è tutto polveroso. Quando parte il mio lavoro si costruisce che io penso esattamente a quello che voglio, però anche il lavoro che in qualche modo prende una sua autonomia mentre lo fai. Bisogna anche dopo sapere ascoltare e accettare quello che il lavoro è diventato, cioè anche perché sennò sarebbe un linguaggio più diretto come la scrittura. Con l'esperienza mi rendo conto che sì, ci vuole cioè, l'idea iniziale per rispetto alla ricerca ci vuole, ma poi ci vuole anche quella capacità di vedere cosa hai fatto e cercare di capire quella piccola zona d'ombra che hai creato facendo quel lavoro rispetto alla tua idea iniziale e quello che viene fuori. Cerco sempre di tenermi il più tempo possibile, tipo ho già i titoli prima di farli, ma i titoli chi lavora con me lo sa e mi odia, li do tipo il giorno prima della mostra. Perché voglio avere tutto il tempo possibile per capire se quel titolo che mi convince davvero quel titolo che avevo pensato prima, o se va cambiato, o spesso magari lavoro un'infinità su un articolo, su una virgola, o su un punto esclamativo, se ci vuole o non ci vuole, se è esagerato, cioè sono abbastanza in paranoia su quello, quindi c'è questa differenza tra l'idea iniziale, quello che viene fuori il lavoro e poi di usare il lavoro come uno specchio, avendo l'idea iniziale come soggetto, usando il lavoro come uno specchio per vedere cosa è cambiato e come si è riflessa questa idea iniziale rispetto al lavoro.